Tra Croazia ed Albania finisce in parità. Il risultato finale è di 2 a 2 e Albania che è riuscita ad agguantare il pareggio negli ultimi minuti di recupero. E questo risultato ovviamente dà un vantaggio sia alla Spagna che all'Italia. Queste ultime due squadre si affronteranno questa sera, quindi ci sarà Spagna e Italia. E se una delle due riuscirà a vincere, farà punteggio pieno. Sarà la capolista con 6 punti pieni, mentre invece Croazia ed Albania sono ferme entrambe a solo un punto. E quindi per loro il passaggio del girone si fa veramente molto molto difficile. Scrivi nei commenti la tua opinione e secondo te se l'Italia riuscirà a passare il turno. Scrivi tutte le tue opinioni nei commenti. Ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube per non perderti i prossimi video in uscita. E a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto.